Ora però, prima di tornare ancora al calcio, facciamo un break col tennis, col grande tennis che torna a Francavilla. Vedo in diretta il nostro Enrico Giancarli. A te, Enrico. Sì, buon pomeriggio Carmine, un saluto a te, naturalmente un saluto agli amici all'ascolto al TG8 in diretta da questa magnifica location all'esterno del Museo Michetti a Francavilla, dove poco fa è stata presentata la terza edizione degli internazionali di tennis. Si avvia il 22 aprile sui campi del CT Francavilla, la finalissima domenica 28 in diretta su Rete 8 Sport. I dettagli sono stati svelati durante la conferenza stampa, noi vi proponiamo ora alcune battute che abbiamo raccolto proprio poco fa in conferenza stampa. Cominciamo con l'assessore regionale dello sport Guido Quintino Liris, poi il direttore del torneo Luca Del Federico e il Marcello Marchesini di MEF Events che organizza l'evento. Li andiamo ad ascoltare e poi torneremo. Uno dei primi eventi importanti che ci è stato sottoposto dagli organizzatori, ma lo conoscevamo già perché era stato un evento che aveva captato l'attenzione di amministratori, degli appassionati di tennis e non solo, e appassionati di sport anche nelle annate precedenti. È importante dare valore a iniziative di caratura qualitativa, è importante standardizzare e procedurizzare queste iniziative facendole diventare una proposta organica della regione Abruzzo, laddove queste danno un respiro diverso alla nostra regione, un respiro nazionale e internazionale. Un evento come questo di internazionale di tennis dà lustro, prestigio alla città di Francavilla certamente, ma a tutta la regione. È un po' l'obiettivo che si è posto il nuovo governo Marsilio, la nuova amministrazione regionale, il nuovo governo regionale, che è quello di ricostruire un brand di qualità e sicuramente un brand di sorriso, di ottimismo, di forza, ma anche di sport e di natura e di qualità nei confronti non soltanto del nostro prodotto nazionale ma anche internazionale. Questo è veramente un evento da non perdere per tutti gli appassionati e non. Quest'anno abbiamo un giocatore molto promettente che è Musetti, che ha appena vinto nel mese di gennaio l'Australian Open Junior. E poi abbiamo altri giocatori italiani come Zeppieri, abbiamo Andrea Pellegrino, Julian Ocleppo e poi altri giocatori emergenti come Molleker, il giocatore tedesco, Rodionov, il giocatore austriaco. Ci aspettiamo molto da questi giovani, ma anche ci sono giocatori da un gloriosissimo passato come Thomas Bellucci, il giocatore brasiliano. Che torneo sarà? Un torneo fantastico, è la prima volta anche per noi, dopo che sono uscite le nuove regole ATP, un impegno incredibile, non tanto dal punto di vista economico, tanto quello ormai ci siamo abituati a soffrire, ma dal punto di vista proprio organizzativo. Giocheremo su tre campi, l'ideale sarebbe giocare su quattro, ma qua non è possibile, quindi questo ha portato a illuminare in maniera idonea il campo centrale, un grande sforzo da parte dell'amministrazione comunale che ringrazio ancora e da lunedì vediamo un po' come andrà questa avventura. Abbiamo ascoltato dunque le voci dei protagonisti durante la conferenza stampa, non resta che dare l'appuntamento a lunedì 22 sui campi del Circolo Tennis Francavilla, terza edizione degli internazionali da Francavilla, Carmine, dall'esterno del Museo Michetti. È tutto, ti restituisco la linea, a te. Grazie, grazie Enrico.